Parliamo di un branco che per circa dieci anni ha seviziato violenza sessuale, anche estorsioni, sono questi i capi di imputazione a costoro contestati, in un'operazione posta in essere dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Castrovillari tramite il commissariato di pubblica sicurezza di Corriano Rossano, la squadra mobile di Cosenza e di Rende. Un servizio riepilogativo di quanto è accaduto nella scheda preliminare di Rossella Molinari. Violenze di gruppo, sevizie, e estorsione. Una torbida vicenda che viene a galla in una calda vigilia di Ferragosto, quando all'alba le sirene delle auto della polizia squarciano il silenzio nella città di Corigliano Rossano. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza notificano cinque ordinanze di custodia cautelare in carcere, emesse dal GIP del Tribunale di Castrovillari su richiesta della Procura che ha coordinato l'attività di indagine. In manette cinque soggetti, tutti tra i 40 e i 50 anni, alcuni dei quali noti imprenditori. Su di loro la gravissima accusa di costituire il branco che per circa dieci anni avrebbe abusato di una donna di origini albanesi. Sposata e coinvolta originariamente in una relazione extraconiugale, poi degenerata. Secondo quanto denunciato dalla donna agli inquirenti, negli anni sarebbe stata ricattata con minacce rivolte pure al figlioletto e costretta a rapporti sessuali anche con più persone contemporaneamente, sevizie pratiche sadomaso. Per i cinque si sono aperte le porte della casa di reclusione di Castrovillari. Nelle ultime ore l'interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP nel corso del quale tutti hanno risposto alle domande del magistrato producendo anche atti documentali. La difesa intanto rileva una sorta di debolezza dei riscontri costituiti prevalentemente dalle dichiarazioni del convivente della vittima e da materiale vario rinvenuto nelle abitazioni. Prodotti anche atti che riguardano precedenti giudiziari dei denunciati per come è emerso inoltre tra uno degli arrestati e il convivente della vittima vi sarebbero stati rapporti societari e con altri di amicizia, in particolare con chi avrebbe intrattenuto la relazione extraconiugale con la donna. Ancora in piena fase preliminare ci si avvia ora allo step delle istanze di riesame dinanzi al tribunale delle libertà di Catanzaro Il servizio era dunque di Rossella Molinari, in sintesi, quanto è accaduto nelle ultime ore nella terza città della Calabria. Fatto di cronaca che ha fatto tanto discutere, tutti i media nazionali, regionali, locali se ne sono occupati. Ne parliamo in linea di principio, non tanto sul merito, con il presidente della Camera Penale di Rossano, l'avvocato Giovanni Zagaresi. Grazie per aver accolto. Il nostro invito per discutere, eh, seppur rimarremo in superficie ovviamente, eh, da un punto di vista del profilo penalistico, eh, di quel che può accadere quando diciamo vengono rese esecutive determinate operazioni eclatanti, ma su cui rimangono ombre ed incertezze. Intanto, da esterno, che idea si è fatta di questa operazione? Fare dare dei giudizi, eh, cosiddetti dall'esterno. Non è, non è una bella cosa, soprattutto quando c'è gente eh, detenuta in esecuzione di misure cautelari, quando c'è gente che ha eh, denunciato di essere vittima di fatti gravissimi. Per cui un giudizio superficiale non è mai consigliabile, eh, soprattutto in questa ipotesi di reato. Anzi, le dirò di più, io eh, non condivido affatto eh, che ci sia tanto clamore ancor prima di conoscere gli atti, ma soprattutto ancora prima di conoscere le decisioni preliminari che adotteranno i giudici eh, che verranno volta per volta eh, chiamati a pronunciarsi sul, sul caso. Eh, parlo intanto dell'esito dell'interrogatorio di garanzia che si è tenuto nei giorni scorsi. Eh, come lei sa, a seguito dell'adozione di una misura cautelare, il GIP eh, deve... Eh, necessariamente previsto dal nostro codice di rito eh, ne, nei cinque giorni successivi di esporre l'interrogatorio di chi è stato attinto da misura cautelare proprio perché in quel momento si verifica per la prima volta un attimo di eh, contraddittorio reale tra le posizioni delle parti. Eh, L'indagato può essere eh, che non sia mai stato sentito su quei fatti. Ciononostante è attinto da misura cautelare, il giudice non sa cosa può dire eh, a Senta. sua di, di, discarica. E allora ecco che eh, in quel momento eh, vi è il primo momento di, di confronto reale tra le posizioni dell'accusa eh, e della difesa. In punta di diritto, estraneandoci dalla vicenda di merito. Non ritiene vi sia uno sbilanciamento diciamo, nella fase di tutta l'indagine preliminare a favore dell'accusa è quasi assente la difesa da diciamo, dall'inizio eh, di un'indagine fino a quando ci sarà una conferenza stampa in cui verranno illustrati diciamo, fatti che contesta l'accusa eh, alle persone indiziate. Cioè in tutto questo lasso di tempo. Eh, le persone indiziate eh, non hanno capitolo in voce, eppure, eppure si finisce sulla stampa con tanto di volti e così via. C'è secondo lei un cortocircuito in punta di diritto oppure è giusto che sia così? Eh, sarei portato a dire immediatamente sì, però mi rendo conto che lei eh, pone. Eh, con poche battute eh, una serie di problematiche che eh, nella scienza penalistica eh, discutiamo da, da tempo, eh, perché parliamo intanto della riservatezza eh, a tutela del buon nome dell'indagato, eh, parliamo della durata delle indagini, eh, parliamo del momento in cui eh, gli atti sono ostensibili e quindi il soggetto interessato può averne contezza. Rientra purtroppo nella fisiologia perché del nuovo, nuovo processo purtroppo perché non sono d'accordo, rientra nella fisiologia del nuovo processo uno del nuovo processo penale che l'indagato possa uh, venire a conoscenza di essere stato oggetto di indagine per due anni il termine massimo previsto per questo tipo uh, di reato del quale oggi ci occupiamo di saperlo nel momento in cui riceve la notifica della misura cautelare. Eh, sino a quel momento ha ignorato completamente anche di essere stato sottoposto ad indagine, ma è eh, la fisiologia del nuovo eh, processo. Eh, da quel momento in poi eh, comincia l'attività difensiva. Ecco, interrogatorio di garanzia davanti al GIP, per cui primo momento di confronto tra eh, la difesa e il giudice che ha emesso il provvedimento. Successivamente potrà esserci il tribunale del riesame che sarà investito verosimilmente del ricorso degli indagati e ci sarà tutta un'attività progressiva gravatoria fino a quando non si arriverà poi al momento della conclusione delle indagini che è quello nel quale si cristallizza l'attività svolta, si cristallizza la rubrica imputativa e quindi si deciderà eh, come, in che termini, con quale imputazione mandare o non mandare a giudizio gli indagati. Fino a quel momento restano indagati, con l'esercizio dell'azione penale poi assumeranno la veste di imputati. Senta, nel caso di specie, mh, le imputazioni ruotano attorno a queste accuse, cioè la violenza sessuale e l'estorsione. Tutto ruota, secondo le notizie in nostro possesso, prevalentemente sulle dichiarazioni della vittima e del convivente. Poi ci sono stati anche dei riscontri eh, che hanno accertato l'attendibilità di queste dichiarazioni negli appartamenti degli indiziati, questa roba qui. Però prevalentemente lo zoccolo duro dell'accusa no, trae origine da due testimonianze: che giustificano secondo lei la emissione di tali ordinanze per reati così gravi, basandosi solo su testimonianze? Stiamo adesso uscendo. Dal, dal, dall'inchiesta di merito e parliamo per principi. Una testimonianza o più testimonianze sono diciamo, riscontri tali da poter giustificare ordinanze di questa portata in direz nella direzione di accuse così forti? E allora eh, anche lì bisogna necessariamente tirarsi fuori dalla vicenda particolare. Certo, certo. Non eh, possiamo con certezza dire o negare in questo momento quale sia il eh, riscontro probatorio, l'attività investigativa, l'adeguatezza eh, degli elementi acquisiti. In linea di principio le dico che eh, la testimonianza della parte offesa normalmente, eh, indipendentemente dal caso particolare eh, del reato di violenza sessuale, nel quale oltretutto vi è una maggiore attenzione per la posizione eh, della vittima, comunque. Ed è bene che sia così, anche perché normalmente, non dimentichiamolo, nelle violenze eh, sessuali, ma nelle violenze in genere che si consumano soprattutto eh, nei domicili domestici, non vi sarà mai una prova terza eh, esterna a confortare quello che dice la parte offesa. Allora eh, diciamo che in linea di principio il eh, nostro eh, ordinamento processuale riconosce piena eh, legittimità e valenza di prova alla dichiarazione della parte offesa che parla poi in dibattimento sotto il vincolo del giuramento come un testimone eh, quindi la parte offesa è un testimone sicuramente credibile al pari degli altri anche se essendo portatrice di un interesse poi particolare ad ottenere la condanna del soggetto accusato non è il testimone neutro è un testimone con un interesse specifico che accusa qualcuno e quindi ha interesse a che quel qualcuno venga condannato. Allora, eh, lì eh, si misura poi la competenza, eh, l'equilibrio, la saggezza del magistrato, il quale dovrà ovviamente sottoporre ad un particolare e rigoroso. Uh, attento esame l'attendibilità della parte offesa uh, dovrà verificare se nelle pieghe del discorso ci siano elementi uh, che lasciano dubbi uh, ombre contraddizioni uh, possibili e non verisimiglianze ma questo è un discorso che è affidato poi alla saggezza e all'equilibrio del giudice quindi in linea di principio la deposizione della parte offesa è bastevole per ottenere ma è considerato un una procedimento, prova, siamo nel capitolo del patrimonio le, indiziario. Le sto, le, 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 per, mm. Arrivo per gradi alla, alla sua richiesta. <ride> eh, dicevo, è bastevole soprattutto nella fase iniziale dell'attività di indagine, allora quando parliamo di indizi necessari per l'adozione di una misura cautelare. La prova penale per ottenere la condanna presuppone una certezza morale. Che altra cosa. Però nella fase iniziale delle indagini la dichiarazione della parte offesa che non sia contraddetta, che non sia smentita, che possa trovare un minimo di riscontro anche se non eh, oggettivamente incentrato sul fatto. Ma ad esempio la parte offesa dice, eh, guardate, sono stato con quel signore e sono stato a casa sua, tanto è che c'è un quadro di Picasso attaccato a una parete, il fatto che ci sia in sede poi di verifica, quel quadro di Picasso è sicuramente un granello che si pone a eh, supportare, a confortare la eh, verisimiglianza del narrato e quindi poi a legittimare l'adozione di una misura cautelare sulla scorta di indizi, perché per l'adozione delle misure cautelari non è necessario che ci sia un riscontro probatorio, basta una gravità di indizi. Poi eh, nel dibattimento, nel merito, si dov dovrà parlare di prova e parlare di prova è altra cosa, però al momento è un fordopera perché noi ci stiamo occupando di una fase iniziale. Nata, leggiamo dalla stampa, dall'accusa di una signora e dal conforto che a questa accusa verrebbe, così si dice, verrebbe dal suo compagno, dal suo, dal suo marito, non su altro. Sentiamo, parliamo un po' eh, di sì. arco temporale della tempistica dell'attività di indagine. Sì, c'è una cosa tutto... che anche a me lascia molto uh, perplesso, il fatto che si dica uh, che da dieci anni questa signora uh, è stata sottoposta a servizi, violenze ed altro. Sicuramente non è indice di una eh, tranquilla attendibilità la circostanza che dopo dieci anni, senza che nessuno abbia mai nel corso di questi anni avuto sentore di una così grave violenza che veniva perpetrata, eh, qualche dubbio viene. Allora penso eh, che eh, l'attività della Polizia Giudiziaria è sul punto... Ci sia stata, mi auguro, voglio sperare che sul punto abbiano eh, approfondito. Ma abbiano... no, no, non parliamo di, del caso di specie, come dicevamo in, nella parte introduttiva. Volevo porle questo tipo di questione in termini di margine di errore e di percentuali. Noi risposto. abbiamo avuto modo di eh, verificare, ad esempio, in alcune operazioni eh, dell'antimafia, Santa Tecla, flash market, no, roba di attività di indagine prenaria anche per lunghi anni, oltre un anno, per poi giungere alla soluzione dell'allori indiziati poi imputati, eppure ci sono state indagini per lunghi anni, insomma. No? Qui siamo invece ad un'attività di indagine di circa 10 giorni. Secondo lei, uscendo dal merito però, un margine di errore si amplifica se la tempistica è ridotta rispetto oppure si era talmente certi della fondatezza, perché poi parleremo del, di quel che è accaduto in sede di interrogatori di garanzia, perché i Io, suoi sì. colleghi avvocati suoi ritengono del tutto infondate le accuse e chiedono la scarcerazione. Quindi questo sul di il fatto di... Sicuramente il fatto che si dica che eh, tutta l'indagine è durata dieci giorni, certo è eh, un argomento che colpisce, eh, soprattutto l'attenzione di un pubblico che vede acquisiti elementi che si dicono determinanti ma che in così pochi giorni hanno determinato l'avvio e l'emissione di una misura cautelare. Dieci giorni certamente potrebbero essere pochi, ma potrebbero essere anche sufficienti se in quei dieci giorni eh, sono stati offerti elementi di riscontro, ecco perché i difensori degli imputati sapranno come eh, valutare... Oppure potrebbe esserci anche il pericolo di vita, visto che ci sono le minacce di, di morte del, del eh, figlio... Per quanto da... riguarda le esigenze Questo cautelari, rischio, no. non, conosco non conosco le esigenze, esigenze cautelari, cautelari indicate nella misura, cioè, nella però devo dire, devo dire che se è una storia che va avanti da dieci anni, eh, parlare e individuare le esigenze nel pericolo di ulteriori violenze o minacce probabilmente non può essere determinante, eh, ci può essere invece il pericolo della reiterazione del medesimo fatto e allora eh, sicuramente eh, c'è un'esigenza, un ma sul pericolo eh, di, di, eh, di, 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 di attentato, sul pericolo addirittura di fuga, un fatto che dura da dieci anni e che eh, certamente qualche, qualche sospetto avrà pur creato nell'ambiente, perché una persona che in un ambiente così piccolo come quello paesano di Corigliano eh, si presta a determinate, anche se costrizioni, beh, eh, diventa un fatto che poi è notorio. Si, 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 si dice eh, circola nell'ambiente eppure da quel che apprendo sì, siamo... mi pare che un fatto che era uh, all'oscuro, era ignorato da tutti nessuno uh, aveva avuto uh, contezza di questo, almeno così si dice nell'ambiente, poi vedremo se l'attività di polizia giudiziaria invece ha avuto uh, segnali, elementi dati diversi rispetto a quelli che sono uh, nell'immediatezza emersi. noi ovviamente su questa vicenda ci poniamo perché prematuri i tempi con molta prudenza, eh, però da quel che trapela, eh, ma anche dal, in serie di interrogatorio di garanzia, eh, è emerso questo dato, pare che ci sia anche in atto una presunta ritorsione per un ammanco di denaro, da qui no, la, la, la denuncia da parte delle parti offese. Lo dico con il beneficio dell'inventario perché diciamo sono indiscrezioni che trapelano mediante, mediante diciamo, questa udienza che vi è stata nei giorni scorsi. Se questo dovesse essere in punta di diritto, se dovesse essere per esempio una ritorsione, okay? costituisce un attenuante. Ehm, il fatto è, commesso, è stato commesso ugualmente, quindi si procede ugualmente nelle imputazioni di e dovranno comunque no, eh, essere giudicati per quel che hanno commesso. In punto di diritto che meccanismo si messa? È una domanda eh, ovviamente eh, provocatoria, <ride> che eh, poi è la domanda, è la domanda che mh, il cittadino comune, l'uomo comune si pone eh, di fronte a fatti così eh, eclatanti. Se in ipotesi mh, dovesse emergere la circostanza eh, che tutto nasce per provocazione e reazione eh, a, dei fatti, a dei fatti dovuti probabilmente eh, ad una insoddisfazione eh, negli aspetti patrimoniali di un accordo eh, tra le parti, beh allora eh, i, reati, i reati perseguibili diventano tutt'altro, si va dalla calunnia grave, eh, si va ad una ipotesi anche di associazione che vede interessati tutti nell'attività di sfruttamento della prostituzione, eh, il fatto che ci sia eh, una donna che eh, si presta anche volontariamente ma fatto con quelle modalità diventa, diventa anche indice di un accordo. Uh, per l'attività uh, di prostituzione mh, eseguita in quei termini, allora uh, le ipotesi di reato sono tutt'altro, ma siamo un po' nella fantascienza esatto. diciamo in questo momento. Senta. Anche se ormai l'esperienza <coughs> mi abitua a dire che tutto quello Qualca, che sembra tutto. oggi impossibile, domani eh, lo trovo invece reale, accaduto, eh, verificato e purtroppo dibattuto. Allora noi adesso proprio, usciamo proprio fuori di netto. Un po' volevo coinvolgerla sotto il profilo culturale e sociale, cioè è un degrado che abbiamo vissuto non solo nelle ultime ore, perché questa tipologia di accuse eh, disegnano una crudeltà e una brutalità enorme, ok? Eh, ma non sono fatti nuovi, non sono fatti nuovi. Allora, da un punto di vista proprio di analisi. Non sociologica, eh, che idea si è fatta di questa nostra realtà? Allontanandomi dal caso particolare mh, potrei fare un discorso bellissimo eh, generale, però devo dire che se mi allontano dal fatto particolare perdo di vista un po' il problema serio perché da noi diventa un problema anche culturale eh, ed ambientale. Eh, è una vicenda di uno squallore enorme, eh, come di uno squallore enorme sono state tutte delle vicende similari che ci hanno occupato. Lei citava poc'anzi il flash market, eh, non più nemmeno le medesime miserie umane che venivano eh, individuate, colte, alimentate e poi sfruttate. E se dovesse essere vero quel che leggiamo sulla stampa, ma ovviamente c'è il non solo il beneficio del dubbio, ma c'è ancora l'attesa dell'accertamento dell giudiziale, io dico che anche questa vicenda è di pari squallore eh, morale. Non ci sono eh, argomenti per poter eh, dar giudizio sugli autori eventuali o sulle vittime eh, re reali o eh, mancate o addirittura inventate di questa vicenda. Dico però che bisogna avere maggior rispetto in genere per la libertà, per l'autodeterminazione eh, di ognuno di noi e delle donne eh, in particolare. Eh, le sa che da, da qualche tempo è eh, argomento all'ordine del giorno, diciamo noi, non solo nelle aule giudiziarie ma fortunatamente anche nella politica, anche se poi la politica non è riuscita assolutamente a dare una eh, regimentazione giuridica accettabile. Il codice rosso dei giorni scorsi, a mio avviso, lascia tutti insoddisfatti perché non apporta nulla di, di concreto eh, a che si crei una nuova cultura di rispetto della donna. Questo, sì, questa cappa di silenzio no? che scorge all'indomani di fatti del genere, cioè adesso c'è vittima una donna, no? o presunta, eh, presunta vittima, perché no, cioè. l'accertamento di una verità solo il tempo può darcela. Eh, e non so, chi si occupa di pari opportunità, chi eh, no, contro la violenza alle donne, cioè, questa, questa, questo silenzio cosa lo, lo imputa? Perché non si sceglie? Per un principio di presunzione di innocenza si attende magari qualcosa in più? O però? Io, io dico che mh, di questa vicenda si è già parlato troppo secondo la, la impostazione che io do alla tutela della privacy le, le dico subito perché eh, il giorno dopo la stampa nazionale e i media nazionali si sono occupati del caso, hanno lanciato ancora una volta eh, Rossano Corigliano l'attenzione nazionale come eh, luogo di consumazione di fatti gravissimi per cui avrei preferito che ci fosse stato il silenzio totale che lei ah, dice sulla vicenda mm. però nel momento in cui eh, la notizia è stata data e diventata pubblica beh probabilmente eh, qualche attenzione in più forse eh, meritava soprattutto eh, attenzione eh, di chiarezza e momento culturale per far crescere anche i giovani per far capire che certe, certi atteggiamenti non sono assolutamente tollerabili in una società civile. Come momento ecco, di, di riflessione sì, ma eh, chiudiamolo lì perché altrimenti facciamo nascere la presunzione di colpevolezza. A suo parere, da un punto di vista diciamo, del quadro probatorio, torniamo su questi famosi dieci giorni. Io non so se vi è stata una fase di intercettazione captativa eh, telefoniche, cimici, si parla di video, ma eh, se video sono sono video amatoriali, ma non eh, posti in essere dalla polizia giudiziaria. Il quadro, torniamo a, a piombo sulla vicenda iniziale, cioè sulle testimonianze. Se eh, la fase investigativa dovesse essere mancante di elementi captativi, di intercettazioni. Ehm, che rischi si corrono? In conclusione. Mm, ma intanto il rischio eh, maggiore è eh, gli effetti dirompenti di una carcerazione ingiusta, eh, la distruzione mediatica eh, di un'immagine, eh, probabilmente la compromissione di rapporti familiari, personali e tutto quello che eh, consegue. Ma io penso che questi rischi un magistrato attento debba metterli in conto. Dalla sua eh, esperienza, se eh, tutto presenza, è limitato sì. alle testimonianze e al rinvenimento di alcuni eh, elementi materiali per attività sessuali e così via, a suo parere il GIP prima ed eventualmente il riesame poi, quali provvedimenti adotterà sulle richieste di scarcerazione avanzate? Ma, eh, non sul merito, cioè dall'esperienza avuta in passato le, le richieste di scarcerazione eh, dovrebbero originare per quanto riguarda il GIP, eh, dall'averla la difesa fornito in quella sede una serie di elementi di peso pari o maggiore a quelli acquisiti. Eh, non so se questo eh, vi è stato eh, valuterà il GIP. Devo però aggiungere che questo rischio eh, avviene molto spesso in ipotesi di arresti in fragranza, ossia nell'immediatezza del fatto si arresta. Ma quando eh, origine invece da una misura cautelare, eh, ciò presuppone che vi è stato un pubblico ministero che ha indagato, ha valutato e ha richiesto una misura. È un GIP terzo o che tale dovrebbe essere, che ha valutato, esaminato la richiesta, riscontrato la fondatezza della stessa e ha adottato la misura. Per cui in ipotesi lo stesso giudice che ha emanato la misura, tranne che non si trovi nel corso dell'interrogatorio di garanzia di fronte a fatti così eclatanti che negano in radice quello che lui ha scritto, so che la domanda è, secca, difficilmente eh, eh, è difficile... Difficilmente potrebbe avvenire. Cosa invece diversa rispetto al Tribunale del Riesame, perché il Tribunale del Riesame intanto valuta con maggiore attenzione anche le stesse esigenze cautelari, se non valuta il merito e quindi la, la gravità indiziaria, quantomeno gravita, eh, valuterà le esigenze cautelari, cosa che non fa il GIP, se oggi ti arresto, domani è difficile che io dica che non ci sono più le esigenze per le quali... Ma dall'esperienza che ha avuto lei in, questo, in questa l materia? L'esperienza che ho avuto è quella che eh, raramente... Davanti al GIP eh, si riesce ad ottenere una rivisitazione completa della ecco, gravità indiziaria. Se tutto indiziaria, ruota attorno a queste due testimonianze, secondo lei il riesame cosa farà? Mm, il riesame valuterà con attenzione se vi è stata una rigorosa disamina dell'attendibilità eh, dei due testi chiave. Dovrà far solo questo, verificare se effettivamente è stata eh, data attenzione doverosa Ad esempio, necessaria una, uno degli elementi attendibili è che la parte offesa pare abbia dichiarato che in un appartamento c'era della droga e quella droga è stata rinvenuta eh, cioè una serie di, no, di, 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 di aspetti le dicevo, che... quelli sono, sono uh, riscontri uh, esterni al fatto specifico ma che possono nella fase delle indagini preliminari dare una, una forma di, di attendibilità al narrato della parte offesa